Buongiorno a tutti e a tutti, iniziamo questa sessione straordinaria dell'anno accademico 2021 con la candidata Elisa Buttaroni che ci parla di comunicazione aumentativa alternativa e il relatore, il professor Diagetti, a cui lascio la parola per un breve intervento. Buongiorno. È d'obbligo con il lavoro di Elisa ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a questo progetto, che è un progetto che ha una valenza, un'importanza, almeno nel suo svolgersi ha preso un'importanza subito, abbiamo dimostrato il suo valore nel campo. La dirigente Carla Campogiani dell'Istituto Comprensivo Pascoli è una delle persone che hanno permesso, insieme al direttore Giorgio Pierini, la ricerca e la sperimentazione del progetto. Anna Pierleoni, Giovanna Mondei, Patrizia Ciabocchi, Franco Antonelli, ma soprattutto voglio anche ringraziare Andrea Martinelli, che non è presente per motivi di lavoro, che è un certificatore della segnaletica, che lavora proprio con uno studio di certificazione, che ha certificato, che ha valutato il nostro progetto inteso il progetto di Elisa, perché mi sento particolarmente coinvolto avendo seguito tutte le fasi della progettazione che ha portato Elisa alla realizzazione di questa segnaletica. Dunque, Elisa ha fatto un intervento, ha voluto rendere un ambiente scolastico più accessibile, appunto quello del Pascoli, progettando una tesi, progettando un sistema complesso che è basato sul linguaggio dei crittigrammi VLS. Chiaramente ci sono state delle fasi di ricerca, di sperimentazione sul campo, dove Elisa ha lavorato insieme agli studenti, diciamo agli alunni della scuola e agli insegnanti, per rendere che cosa? Per rendere comprensibile, per rendere confortevole un ambiente a ragazzi che hanno un'autonomia nella percezione degli spazi e del linguaggio. Elisa, ti lascio la parola e cerco di far capire questo lavorone con 10 minuti che hai a disposizione. Togli la mascherina, se no vai in debito d'ossigeno. Vai. Buongiorno a tutti, ringrazio il mio relatore Proprio Getti per l'introduzione e come già anticipato appunto il mio progetto di tesi consiste nella realizzazione di un sistema di segnaletica inclusivo che è nato per soddisfare un'esigenza specifica che si è manifestata all'Istituto Giovanni Pascoli di Urbino e per una bambina in particolare a cui dedico la mia tesi. Che lo possiamo dire? Che è la Sofia? Sofia, esatto, che è presente oggi. Questa esigenza è stata quella di agevolare gli alunni con bisogni comunicativi complessi nell'orientamento e nella comprensione dell'organizzazione degli spazi scolastici. E chi sono i soggetti con bisogni comunicativi complessi? Nei soggetti con bisogni comunicativi complessi rientrano tutte quelle persone che hanno difficoltà ad usare più canali comunicativi ed è grazie a un intervento di comunicazione aumentativa alternativa che appunto si riescono a fornire dei metodi alternativi al linguaggio orale per comunicare e la maggior parte di questi metodi utilizza più delle volte dei simboli. Nello specifico, quelli utilizzati durante l'intervento di CAA sono il BLIS, il PCS, l'ARASAC e il VLS. Quest'ultimo utilizzato dal soggetto con cui ho lavorato per la concretizzazione del progetto. L'obiettivo è stato quello di rendere gli spazi scolastici degli ambienti maggiormente inclusivi e accessibili, in cui il riconoscimento è comprensibile a tutti nel rispetto delle diversità funzionali, appunto attraverso la progettazione di una segnaletica capace di soddisfare tutte le esigenze di comunicazione e comprensione di tutti i fruitori in un'unica soluzione grazie al sistema di pittogrammi che ho creato. I vantaggi di questo intervento Uno dei principali vantaggi di questo intervento è la riduzione dei comportamenti problema, una maggiore accessibilità nella comprensione dell'ambiente circostanze, quindi anche un'acquisizione di una maggiore consapevolezza degli spazi, un incremento dell'autonomia dell'inclusione scolastica, miglioramento del rapporto individuo-ambiente, un soddisfacimento del bisogno di sicurezza e soprattutto una possibilità di fruizione non solo da parte di alunni che presentano delle difficoltà nella comunicazione, ma da parte di tutti gli alunni che andranno ad interagire nell'ambiente scolastico.
Inoltre, l'uso di supporti visivi nell'ambiente consente di aumentare l'accessibilità cognitiva, agevolare l'attività mnemonica, veicolare le informazioni in modo comprensibile e immediato, muoversi con maggiore autonomia e orientarsi in sicurezza. Prima di intraprendere tutte le fasi di progettazione è stato svolto una fase di ricerca teorica molto importante che mi ha permesso di acquisire e perfezionare le conoscenze utili alla realizzazione della segnaletica ed appunto per effettuare una progettazione consapevole basata su un intervento che è stato fatto seguendo i principi e i parametri per agevolare gli utenti nella piena fruizione del segnale. E praticamente questa ricerca teorica la potete trovare nella prima sezione dell'elaborato che avete di fronte. Mentre invece nella seconda sezione dell'elaborato è stata racchiusa tutta la fase di progettazione che ha portato alla realizzazione della segnaletica. Il test è diviso in tutte le fasi di progettazione che si sono svolte con le domande di ricerca fondamentali che sono scaturite tra i vari step. Mentre invece il terzo volume può essere considerato come un'appendice che raccoglie tutte le scansioni degli elaborati prodotti dagli studenti durante una specifica fase di ricerca laboratoriale. Quindi quali sono state le fasi di progettazione? Prima di tutto è stata effettuata un'analisi del contesto che si è suddivisa in diversi step. Innanzitutto è stato fatto il campionamento composto da classi per un totale di 54 alunni. Successivamente si è passati all'analisi dell'edificio utilizzando diversi metodi e tecniche di indagine come l'osservazione sul campo e la consultazione delle planimetrie. Sono state eseguite due tipologie di osservazioni, l'osservazione a distanza, supportata da sopralluoghi e da rilevamenti fotografici, e l'osservazione partecipante, che ha previsto il diretto coinvolgimento del campione attraverso le attività e che gli ha permesso di partecipare attivamente alla vita scolastica. I sopralluoghi sono avvenuti in diversi giorni e mi hanno permesso prima di tutto di perlustrare completamente la struttura, analizzando la suddivisione degli spazi, di individuare tutti gli spostamenti degli alunni, nonché tutti i percorsi che questi facevano all'interno dell'edificio e gli spazi a cui avevano accesso. Inoltre mi ha permesso anche di individuare la presenza di una segnaletica già presente utilizzata per indicare le sezioni delle classi, dei bagni e la palestra. Analizzando comunque da un punto di vista grafico questa segnaletica, sono presenti delle criticità dettate da scelte di progettazione fatte non inconsapevolmente, come ad esempio un posizionamento scorretto se ad esempio pensiamo all'altezza media dei bambini e la presenza di immagini troppo dettagliate e lavorate che compromettono la leggibilità. Successivamente è stata fatta anche un'attività laboratoriale di mappatura della scuola, prendendo spunto dall'esperimento condotto da Kevin Lynch, a cui ho voluto chiedere alla classe e agli alunni che per più tempo avevano vissuto e frequentato gli ambienti scolastici di rappresentare a memoria una propria mappa del proprio istituto, al fine di vedere come la percezione della loro immagine ambientale della scuola. Da questo studio è emerso che 10 alunni su 16 si sono ritrovati in difficoltà nel visualizzare gli spazi e rappresentarli e hanno avvertito la necessità di uscire dalla classe per meglio ispezionare determinate zone che non ricordavano. Quindi questa attività è servita per dimostrare ulteriormente la necessità di un sistema di segnaletica adeguata, in quanto la percezione dell'organizzazione spaziale è risultata non chiara e confusa. Questi sono alcuni esempi delle mappe che hanno realizzato gli alunni della classe quinta A, che sono consultabili all'inizio del secondo volume del lavorato. Come ultimo step si sono consultate le planimetrie, che mi hanno permesso di verificare tutti i percorsi che avevo già osservato, ma soprattutto di individuare tutti i nodi di percorso, ovvero quei punti critici che necessitano di un supporto segnaletico, in quanto l'utente si trova di fronte a diversi percorsi che deve intraprendere e appunto in cui si necessita la presenza di un segnale. Quindi l'analisi del contesto è servita per individuare i luoghi per la creazione della segnaletica, definire tipologie di segnali al fine di agevolare gli alunni nella navigazione, quindi segnali di identificazione e di direzione, ed effettuare una prima ipotesi sui punti di posizionamento. La seconda fase è stata la creazione di un programma, una fase fondamentale in cui mi sono chiesta
come costruire i pittogrammi affinché il messaggio potesse essere compreso ed interpretato correttamente sia da esse sia dagli altri alunni. Quindi si è pensato di agevolare la comprensione e l'interpretazione del messaggio grazie alla presenza di elementi figurativi familiari utili per associare correttamente il luogo, delle icone facili da apprendere e riconoscere e una corrispondenza all'interno del segnale tra i simboli presenti all'interno del pittogramma e i simboli che utilizza esso per comunicare abitualmente. Quindi sono state fatte diverse sessioni di laboratorio con gli alunni al fine di individuare quali elementi, attraverso quali elementi questi associavano determinati spazi, al fine di trovare quelli comuni e ricorrenti su cui basare la costruzione del pittogramma, permettendo in questo modo una corretta associazione tra oggetti rappresentati e ambiente di riferimento. Durante il laboratorio si è suddiviso in diversi step. Prima di tutto è stato chiesto ai bambini di scrivere le parole, una volta scelto il luogo, che associavano quel determinato luogo per innescare un meccanismo di associazione da parole chiave a sintesi visiva. Successivamente, fatto questo, è stato chiesto di rappresentare attraverso l'utilizzo della matita l'elemento, gli elementi che secondo gli alunni rappresentavano al meglio quel determinato luogo. Esse, durante questa attività, hanno svolto un'attività parallela di ricerca e di ritaglio delle immagini che per lei appunto evocavano il luogo. Ad esempio qui vediamo un collage realizzato per lo spazio dell'aula e per quello della palestra. Si è passati poi all'analisi dei risultati che attraverso cui sono stati attenzionati ed esaminati in un laboratorio alla volta, conteggiando tutti gli elementi che venivano rappresentati all'interno degli elaborati. E ad esempio possiamo vedere che per il 54% delle volte gli alunni hanno rappresentato il banco per il luogo dell'aula e la lavagna. Quindi, grazie a tutto questo studio, sono stati definiti gli elementi base da rappresentare all'interno del pittogramma affinché avvenisse una corretta associazione. È iniziata successivamente poi la fase di realizzazione dei bozzetti, attraverso cui si è ipotizzato è nata l'ipotesi di costruzione del linguaggio attraverso il posizionamento di due icone in un'area definita del pittogramma, un elemento base in basso a sinistra e un elemento specifico in alto a destra. La somma di queste due icone doveva restituire il significato del pittogramma. Quindi, una volta che si è definita la struttura di base comune a tutti i pittogrammi e appunto questo schema di posizionamento, si è passati al disegno in griglia, in cui praticamente si è cercato di raggiungere il giusto compromesso tra grado di astrazione e semplificazione delle forme al fine di evitare un eccesso di informazioni visive irrilevanti e mantenere allo stesso tempo un grado di comprensione e riconoscibilità degli elementi raffigurati. Questo schema di posizionamento mi ha permesso di creare un sistema altamente versatile e modulare attraverso cui è possibile soddisfare diverse esigenze di rappresentazione. Una volta fatti i pittogrammi definitivi, si è poi passati all'applicazione di alcuni simboli VLS. Nello specifico sono stati ripresi il quadrato per indicare le stanze, la porta con la freccia verso destra per indicare i luoghi all'aria aperta e il doppio più per indicare la presenza di più elementi. Quindi l'implementazione con il VLS mi ha permesso di ampliare la trasmissione del messaggio, offrendo la possibilità di essere interpretato in due modi attraverso due percorsi di decodifica, utilizzando il significato trasmesso visivamente dalle icone oppure utilizzando il significato trasmesso dalla combinazione di icone e simboli VLS per chi già li ha codificati e conosce il significato appunto che veicola quel simbolo. E qui appunto ho messo uno schema di due percorsi che si possono intraprendere nella lettura del pittogramma. Successivamente è stata effettuata una fase di verifica per appunto accertare che esse associasse correttamente il pittogramma al luogo, all'ambiente di riferimento. Sono stati effettuati, appunto veniva mostrata l'immagine del luogo e poi esse doveva scegliere tra due pittogrammi, uno corretto e l'altro invece che non apparteneva al luogo rappresentato, e prenderlo e portarlo alla compagna. Sono stati effettuati diversi test
tutti con esito positivo e a cui, in cui praticamente l'associazione è risultata essere immediata, anche nei casi in cui veniva proposto ad essere di scegliere tra pittogrammi visivamente simili, come ad esempio l'aula e l'aula di informatica. Quindi possiamo accertare che i pittogrammi sono compresi appieno sia da essi sia dalle restanti alunni, in quanto sono state effettuate delle verifiche anche con loro. Il sistema di pittogrammi creato risulta quindi specifico perché utilizza il VLS, ma allo stesso tempo è intuitivo per tutti, sia perché utilizza solitamente una scrittura aumentativa per comunicare, che quindi apprende significato effettuando una lettura denotativa dell'immagine attraverso appunto la somma di icone e simboli, sia perché invece non la utilizza ma riesce comunque a comprendere il messaggio grazie alla presenza di elementi figurativi che gli alunni associano in modo immediato, senza equivoci e fraintendimenti, agli spazi scolastici di riferimento. Come ultima fase si è progettata la segnaletica, attraverso cui sono appunto tenuto conto di diversi principi come l'altezza degli alunni, l'angolo di visione per agevolare nella piena fruizione del segnale, la scelta, il carattere tipografico scelto è stato l'Elvetica 65 medium di un'altezza di circa 2 cm che garantisce una distanza di lettura minima di 2,5 metri. E poi si è passata alla costruzione delle frecce direzionali costruite sulla stessa griglia dei pittogrammi per appunto creare una continuità visiva tra i vari elementi all'interno del segnale, ovvero pittogramma, testo e freccia dove è prevista. Successivamente si è passato allo studio dei layout di progettazione. Per i segnali di direzione sono costruiti attraverso l'accostamento di due moduli quadrati contenenti rispettivamente pittogramma in uno e freccia più testo nell'altro, che sono interscambiabili tra loro in base alla direzione della freccia. La larghezza del segnale è di 33 cm, mentre l'altezza varia in base al numero delle destinazioni visualizzate al loro interno. E una volta che sono stati definiti i vari parametri per creare una sorta di equilibrio visivo all'interno del segnale, questi sono sempre stati mantenuti all'interno delle varie tipologie di segnali, anche se appunto questi variavano in base al numero delle destinazioni, come ad esempio qui possiamo vedere che nel caso in cui fosse la necessità di inserire più destinazioni all'interno del segnale, i due moduli si sviluppano longitudinalmente nel segnale con una distanza di 1,5 cm tra l'uno e l'altro in verticale. Mentre invece per i segnali di identificazione si è sempre tenuto lo stesso modulo raffigurante il pittogramma nella parte superiore, mentre invece nella parte inferiore è stato inserito il nome del luogo di riferimento. Questi sono tutti i segnali che sono stati progettati per l'Istituto Pascoli. E quindi vediamo a sinistra tutti i segnali di identificazione, mentre a destra tutti quelli di direzione. E successivamente si è passato allo studio del posizionamento. Tutti i segnali sono montati a parete, i segnali di identificazione, che hanno appunto lo scopo di riconoscimento della meta, sono posizionati vicino alla porta d'ingresso del luogo di riferimento, sul lato opposto a quello di apertura, al fine di non ostacolare la leggibilità, mentre invece i segnali di direzione sono montati a ridosso dei punti decisionali, quindi come ho detto prima, nei punti in cui l'utente si trova davanti a diverse direzioni che può intraprendere. Questa è una piantina con tutti i segnali, questo è il piano terra a cui gli alunni della scuola primaria accedono solamente per andare nei luoghi della biblioteca e della palestra, mentre invece questo è il piano superiore dell'edificio in cui appunto ci sono tutte le classi e tutti gli ambienti a cui gli alunni della scuola primaria accedono. E come ultima cosa si è cercata l'altezza. Tutti i segnali sono collocati, si è studiata l'altezza, e tutti i segnali sono collocati perpendicolarmente alla linea di movimento di vista degli alunni secondo le linee di visione naturali, e il punto di posizionamento è stato rilevato in chiave funzionale sulla base dei principi ergonomici cognitivi e sulla base della zona degli occhi, considerando l'altezza media degli alunni a fine di garantire una chiara leggibilità. E successivamente è stata anche effettuata una fase di verifica dei prodotti qui dal vivo, ed è grazie a questa che appunto si è scelto di posizionare tutti i segnali a 1 metro di distanza, all'eccezione del modello di altezza,
ad eccezione del modello D, che presenta una distanza tra la base del segnale e la linea di base del pavimento di 60 cm, in quanto, considerando il contesto di lettura, la visione, l'angolo di visione degli alunni, è stata considerata essere la scelta più ottimale. Questi sono i prototipi che sono stati messi appunto nella scuola primaria, e ho voluto fare le foto prendendo campione degli alunni per appunto meglio rappresentare come questo segnale sia fruibile da tutti gli alunni della scuola primaria, sia dagli alunni di prima elementare, che hanno un'altezza ovviamente un'altezza diversa rispetto a quelli, come ad esempio in questo caso, di più grandi di quinta. Comunque il segnale risulta essere fruibile a questa altezza da tutti. Questi sono tutti i segnali con le varie foto. Abbiamo utilizzato sulle porte, qual è stato il sistema che abbiamo utilizzato? Questo sulle porte lo dovevi dire prima. Che sono posizionati sul lato opposto a quello di apertura, in modo tale che quando la porta appunto è aperta, il segnale è comunque sempre visibile. È una cosa ricorrente. Sì. E, come ultima cosa, durante la fase di valutazione dei risultati, si sono immaginati dei metodi con l'obiettivo di far apprendere segnali e nuovi pittogrammi agli studenti, e per riuscire in questo intento sono state create delle tessere per ogni luogo, caratterizzate da tre codici di rappresentazione: uno pittografico, uno fotografico e l'altro tipografico. E inoltre, specificatamente per l'apprendimento delle direzioni, sono state realizzate ulteriori tessere contenenti le frecce e le relative figure umane che rappresentano le indicazioni. Quindi si sono ipotizzati diversi usi e scopi delle tessere, prevedendo anche l'utilizzo del gioco come strumento educativo. Le tessere quindi possono essere utilizzate come dei facilitatori per comunicare necessità specifiche, e quindi si è pensato di progettare un portachiavi da destinare al soggetto che presenta delle difficoltà di comunicazione, in modo da fornirgli uno strumento di ausilio nel momento in cui il soggetto deve comunicare la necessità di andare in un luogo di là, pascoli, e l'obiettivo qual è? Quello di scongiurare i comportamenti negativi che possono insorgere nel soggetto nel momento in cui viene interrotta la sua routine abitudinaria, e grazie alla linea temporale permette di rendere prevedibile il cambiamento, visualizzandolo in anticipo e rassicurare il soggetto sugli spostamenti che dovrà compiere, pianificando la giornata a livello visivo. Oppure si possono utilizzare anche per implementare l'orientamento attraverso un gioco che ho chiamato caccia al segnale, in cui l'insegnante porge all'alunno una tessera, che abbiamo fatto anche a scuola, chiedendogli di andare a cercare i segnali corrispondenti, e in questo modo il soggetto acquisirà una maggiore consapevolezza degli spazi, comprendendone la loro organizzazione all'interno della scuola. E l'apprendimento dei segnali attraverso il gioco del memory, con cui gli alunni appunto devono associare le varie tessere tra loro, e questa associazione permette quando l'associazione è corretta, permette l'avvenuta memorizzazione, quindi apprendimento del segnale. Le interazioni possono avvenire tra docente e alunno con difficoltà e tra pari. E, è importante sottolineare che attraverso il gioco si vadano a creare dei momenti di inclusione, in quanto dal momento che tutti gli individui utilizzano i pittogrammi non si viene a creare alcuna discriminazione, e al contrario quello che si va ad assicurare una piena globale e totale partecipazione sociale. Concludo dicendo che grazie a questo intervento viene garantito l'incremento dell'accessibilità e la piena fruibilità degli ambienti scolastici, con l'auspicio di incrementare degli spazi accessibili che possano comunicarsi in maniera efficace ed efficiente, al fine di favorire la comprensibilità, fruibilità e vivibilità, assicurando in tal modo una qualità di vita migliore per tutti gli individui che presentano specifici bisogni. Grazie. Partiamo con le domande.
Io non mi sento. Vai. Innanzitutto volevo farti i complimenti per il lavoro che è molto complesso e particolare. E, pensavo, mentre ti ascoltavo, al fatto che la progettazione di pittogrammi, i sistemi segnaletici, fosse una delle eredità più importanti, no? Che abbiamo, anche un po' controversi se vuoi, del modernismo nella progettazione grafica, cioè questa idea di trovare un linguaggio universale che possa funzionare per tutti. E di contro invece mi sembrava sorprendente questo fatto che la comunicazione aumentativa alternativa invece permette un processo di appropriazione del pittogramma o del segnale, quindi che non cerca un'universalità ma anzi passa per una soggettività e un'interpretazione personale. E tu hai fatto un percorso che in qualche modo cerca un po' di unire, no? queste due visioni e forse anzi più che altro di portare l'idea di un progetto sistemico in ottica moderna, se vogliamo, in quell'ambiente a uso di un certo gruppo di utenti. E c'è anche una funzione pedagogica che è molto chiara, no? Perché appunto nelle tessere, dove usi diversi linguaggi, fotografico, pittografico, tipografico, eccetera, si vede che c'è proprio anche, no, la necessità di comunque insegnare in qualche modo in maniera normativa un sistema più rigido, più codificato. E la domanda è un po' strana, ma in realtà non so, pensi che sia anche possibile rovesciare il punto di vista e invece cercare di portare nella progettazione grafica di sistemi segnaletici, come li intendiamo noi comunemente, un approccio più soggettivo, no? Che spesso manca, perché spesso si è sottolineato il fatto che poi questo mito dell'universalità dei pittogrammi è solo un mito, perché di fatto si appoggia molto sulle conoscenze dei singoli individui che lo osservano, dei contesti anche, no? In cui viviamo, per cui magari arriviamo a un certo punto perché in un certo ambiente che conosciamo bene non avremo neanche bisogno del segnaletto, se vogliamo. Secondo te è possibile portare qualcosa invece a questo mondo della comunicazione aumentativa alternativa nel mondo del progetto, cioè fare un po' il processo contrario di quello che hai fatto tu invece in questo progetto di Vivi? No, una domanda molto lì, diciamo pensiero, nel senso. Sicuramente l'utilizzo di andare l'andare a utilizzare delle icone convenzionali attraverso, no, appunto tutto il laboratorio che c'è stato grazie agli alunni, ha aiutato, ha dato è su quello che comunque si basa l'associazione, grazie a quelle icone che si riesce appunto a comprendere il significato del pittogramma. Infatti io molte volte mi sono chiesta, ma non sarebbe bastato solamente stampare il pittogramma di aula nel linguaggio VLS e metterlo a fianco alla porta? Però poi cosa succede? Che lì tu ti rivolgi ad uno specifico bacino di utenza, quindi in questo caso a tutti quei soggetti che utilizzano il linguaggio VLS, andando a escludere altri alunni, in questo caso nell'ambiente scolastico, tutti gli altri alunni che appunto non sono inclusi all'interno di questo segnale. E infatti appunto noi vediamo come sono rappresentati questi vari spazi nel linguaggio VLS, vediamo che gli elementi che sono emersi nella mia ricerca, alcuni sono presenti mentre invece altri non ci sono. E quindi secondo me l'andare a prendere in un certo senso delle icone universali e renderle appunto più soggettive grazie all'implementazione di un linguaggio specifico, appunto grazie a questa tesi si è verificato che è possibile farlo, però non so se adesso su due piedi se sia possibile fare l'inverso. Comunque diciamo che implementare un linguaggio che è già stato codificato in un sistema di pittogrammi, secondo me, appunto, aumenta tutte delle possibilità di fruizione allargando il bacino di utenza. Sì, ma infatti questo volevo dire, appunto, no? Nel senso che noi pensiamo sempre come dei sistemi chiusi, ma in realtà è dimostrato col tuo lavoro che sono degli spazi un po' di negoziazione, è significato, no? Quindi è interessante aprirli a dei processi che sono
partecipato in base alle necessità ovviamente del progetto, in questo caso con i soggetti individuati, in un altro contesto potrebbe essere l'altro gruppo di interesse. Sì, infatti sarebbe bello poi anche espandere questa ricerca, no? Magari anche ho fatto questa ricerca con 54 alunni, però magari vedere se anche all'interno di un'altra scuola cosa succede con tutto, facendo sempre lo stesso procedimento, sempre lo stesso metodo, però vedere se i risultati sono gli stessi, cambiano. Ti faccio una domanda io, e se volessimo portare questo sistema in un'altra scuola che non sia il Bascoli, quali sono i passaggi per poterlo portare a regime in maniera perfetta? Allora, quali passaggi devi fare in una scuola per acquisire la tua segnaletica? Sicuramente replicare questo metodo che è stato constatato con questo progetto di tesi e quindi replicare tutta la metodologia che ha portato alla realizzazione. Loro vogliono usare il tuo linguaggio, vogliono usare questo, non hai capito la domanda. Loro vogliono domani applicare la tua segnaletica. Allora, si fornirà alla scuola un kit. Quali sono le procedure che la scuola deve fare per poterlo applicare? È così facilmente applicabile? Beh, sicuramente prima c'è tutto il discorso di apprendimento dei segnali, di comprensione dei segnali attraverso appunto le tessere che sono state progettate. Quindi in questo adesso mi immagino come se dovessi fornire alla scuola un vero e proprio kit in cui mettere al posto di mettere le fotografie degli spazi scolastici nel Pascoli, mettere un quadrato vuoto in cui dire quando inserisci la fotografia dello spazio vuoto e fornire una serie di istruzioni su tutti i passaggi che sono necessari al fine di una corretta interpretazione e fruizione della segnaletica. Ecco, la mia domanda ti deve portare a questo, che non è emerso dalla tua presentazione. Questo sistema è utilizzabile da tutte le scuole, ma chiaramente è specifico per quella scuola. Quindi ci deve essere, cioè Lisa ha un momento di verifica, il suo lavoro deve fare un rilievo delle cartine, di quello che sono gli spazi. Metti caso ci fosse lo spazio teatro, la possibilità di interagire con i suoi pittogrammi ci permette di creare l'aula teatro. Se ci fosse lo spazio, non lo so, non so che cosa può essere, danza, ci dovrebbe essere no, la preparazione specifica per lo spazio. Ed è proprio questo sistema che è implementabile in base all'esigenza di spazio. Sì, soprattutto in base allo schema di posizionamento degli elementi, infatti io ho fatto vedere, no, dei due esempi, come ad esempio l'aula di arte e l'aula di musica, che non sono, di cui non sono stati poi sviluppati i segnali veri e propri all'interno dei Pascoli perché non avevano una necessità, però qualora ci fosse l'esigenza di appunto creare altri pittogrammi, questo sistema che è stato ideato permette di farlo. Ma però si creano nuovi problemi, secondo lo scatto di progetti, nel senso che a mio avviso sei molto ben preoccupato dell'efficacia del segnale, no? La trasmissione, un pubblico specifico e un pubblico generalista. Però secondo me in mente una cosa, se noi dobbiamo portare in un museo, no? Un teatro, portiamo in un museo, un segnale comunica non soltanto con il fruitore, ma anche con lo spazio. E noi abbiamo uno spazio che può essere culturale, quindi istituzionalmente devono proteggere sia il fruitore sia lo spazio in sé culturale. Quindi la mia critica, vi chiedo, hai fatto qualche riflessione, hai fatto un po' di bibliografia? Anche su come rendere visivamente interessante uno spazio culturale la tua proposta di segnaletica. Non chiedo una soluzione. Sistema è stato ideato specificatamente per l'ambiente scolastico e quindi per essere fruito in quel specifico ambiente. E considerando altre tipologie di ambienti, come ad esempio può essere un ambiente culturale. Però anche questo è un ambiente scolastico, un ambiente altamente culturale, sì. No? Un patrimonio. Quindi le istituzioni devono proteggere sia il luogo in sé, no? Sia il fruitore che riesce ad agire. Quindi quello che mi chiedo è qual è la tua riflessione proprio su questo, su come può istituire e negoziare con altri patrimoni. Sicuramente può
può dare un valore aggiunto, inserire una segnaletica all'interno di un museo o all'interno di ambienti appunto culturali, nel momento in cui soprattutto se consideriamo l'accessibilità non solo dal punto di vista delle barriere fisiche, ma anche dal punto di vista delle barriere comunicative e cognitive che possiamo avere nel momento in cui un soggetto con determinate necessità e bisogni vari interagire dentro un ambiente, perché appunto magari per chi non presenta delle difficoltà rimane semplice orientarsi all'interno di un ambiente, ad esempio che può essere come quello culturale, scolastico, però l'utilizzo di supporti visivi che riescono a in grado di interpretare il messaggio sia ad uno specifico, cioè che sono in grado di interpretare un messaggio fruibile da tutti, certo, sicuramente apporta un miglioramento in termini di qualità all'ambiente. Un messaggio che si, cioè, sulla efficacia del messaggio penso che sia un lavoro incredibile, non è il mio campo, ma mi sembra di percepire questo. Quello che ti chiedo io è, siamo un museo, dobbiamo rispettare anche il museo, come facciamo? Cioè, intendi rispettare il museo come identità, ad esempio? Sì, sì, c'è l'architetto, il problema è che un museo si deve porre... Cioè, spazi specifici, il museo è uno spazio specifico, questo linguaggio è studiato per far orientare su degli ambienti specifici. Se tu mi dici sala 1, sala 2, sala 3 all'interno di un museo, io ti posso disegnare sala 1, sala 2, sala 3, ma non ti posso dare altre informazioni all'interno del museo, se non dove è il bagno, se non dove è l'uscita, perché identifica degli spazi specifici all'interno di una struttura che deve essere una struttura di comfort per questi ragazzi. No, chiaro. E questo è forse quello che ti intendeva il prof, cioè, se lui ti dice devi identificare il museo. Di fare questione formale. Volevo capire quali riflessioni hai fatto per adattare un'efficacia comunicativa a una questione formale, tutto lì. Mi sembra di mettermi in ascolto una ricerca per l'ambiente scolastico. Ah, quindi è una questione formale, non si è posta, se non all'interno di quel contesto. Anche perché non stiamo a sentire la questione. Esatto, lasciamo. No, però mi ha chiesto che so abbastanza. No, io sono curiosa in realtà dell'aspetto di ricerca che ha fatto di restituzione, diciamo, di iniziare l'indagine con i bambini. Mi sembra di aver capito che è stata la parte iniziale questa, no? Sì, comunque raccolto degli elementi da quella che era la mia iniziale percezione dell'identità, dello spazio, per poi andare a scegliere quelli che erano quelli maggiormente riconosciuti. Sì, e l'ho colpito con la mia parte giro del professor Biagetti la rappresentazione del telefono, che mai avrei pensato un bambino da sperimentare potesse impegnare un telefono col filo. Sì, 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 sì. E allora mi sono chiesta se c'è stata da parte tua un'iniziale comunque presentazione di questi elementi, cioè hai parlato del telefono della segreteria, per avere un esempio tra gli altri, oppure sono stati totalmente liberi? Totalmente liberi. Totalmente liberi, sì, per non vincolarli, per non condizionarli. E... quindi in qualche modo quello che hai detto era già un simbolo, già riconoscibile anche convenzionale, che lo ha proprio convenzionale in questo caso, perché questo telefono non ha nessun legame, davvero usato a 7, insomma sì, è la nostra era geologica, esatto, non appartiene certamente al presente, sì, perché per i ragazzini di smartphone, di telefono eccetera, in alcuni casi sono, diciamo tra virgolette, per chi ha dei problemi sono strumenti compensativi, per gli altri il telefono. Quindi nel dire che sono strumenti compensativi dici o dite che, come dire, non sono così specifici, quindi un telefono non viene, uno smartphone non viene percepito solo esclusivamente come un telefono, ma viene percepito come uno strumento che serve a presenti funzioni, esatto. Può essere utilizzato un tablet per riconoscere un'immagine, può essere per far girare un programma per comunicare, un giochino, può essere... poi fa anche la telefono, ma il ragazzino lo identifica con tutt'altra cosa. Quindi l'immagine dello smartphone non sarebbe stata altrettanto funzionale rispetto a quella che invece è stata utilizzata. Lo smartphone è visto anche come una sorta di
di spazio di gioco. Il telefono serve anche a anche se quello gettore che esiste. Esatto, sì. Ma c'è un troppo in qualche modo nella federazione reale. Va bene. Grazie. 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 Luisa Peroni, in qualità di direttore di questo istituto, ti conferisco il diploma di primo livello in progettazione grafica e comunicazione visiva con la valutazione di 110 su 110 e lode. Complimenti. Generando tramite la segnaletica progettata un ambiente inclusivo, comprensibile a tutti nel rispetto delle diversità funzionali degli individui. Complimenti.